Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, buon 2022. Il nostro percorso non si ferma, anche durante le feste vi abbiamo tenuto compagnia con tante storie dello sport, delle eccellenze dello sport della nostra Liguria. Questo è il 15° appuntamento con il nostro magazine nel 23° anno di storia di Stelle nello Sport. E lo apriamo con una bella notizia in un momento che continua a essere complicato causa Covid. Anno nuovo, vita nuovo. Ebbene sì, è il Centro Polisportivo Vita, una nuova realtà importante nel cuore di Albaro, presso il Sorriso Francescano, con una struttura nuova di zecca che ha aperto i battenti in un momento così difficile, lo ribadiamo, ed è un bellissimo messaggio. Andiamo a sentire Sergio Mori, presidente di Vita, per quella che sarà l'importante iniziativa, attività di questo centro. Vita è un'idea nata qualche anno fa per realizzare un centro polisportivo nel senso pieno della parola, ovvero un posto dove, a prescindere dall'età, a prescindere dalle attitudini, uno può venire a fare sport. Sport a livello amatoriale, sport a livello agonistico e solo anche sport per stare bene. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a offrire un'offerta di servizi sportivi per tutte le età, a partire dai 3 anni con le attività nei confronti dei più piccini con la psicomotricità e poi tutte le altre discipline sportive legate alla crescita, ovvero tutte le discipline legate agli sport di combattimento, judo, karate, taekwondo e le altre legate alla musica, danza, danza classica, danza moderna. Poi crescendo i ragazzi cambiano le abitudini e quindi ci sono offerte sportive anche per i più grandini, ovvero tutti i corsi legati al fitness. Abbiamo poi questa bella nuova palestra, questa nuova gym floor che è stata allestita con materiale, con attrezzature, Tecnogym e canali e che mettiamo a disposizione appunto di tutta la clientela. L'offerta di Vita poi si sviluppa anche all'esterno. All'esterno abbiamo un campo sportivo da pallone a 7 dove svolgiamo, oltre all'attività del calcio, anche di scuola calcio tramite una sinergia con la scuola calcio Castagna, offriamo anche servizio di formazione nei confronti anche di altre discipline come il rugby, come l'atletica leggera, in modo tale da poter dare veramente un'offerta più ampia possibile. Si completa con un'offerta anche nei confronti di coloro che hanno qualche anno in più, quindi la nostra ambizione è quella proprio di arrivare dai 3 anni agli 80 anni. E infatti nel corso delle giornate offriamo anche corsi nei confronti della clientela che ha piacere di mantenersi in forma in modo allineato alla propria età. Dove vi trovate? Nel cuore di Albaro, in una struttura completamente ristrutturata, tra l'altro con insomma, una progettualità davvero straordinaria. Sì, siamo qua nel centro di Albaro, presso il Sorriso Francescano, che ringraziamo per questa importante opportunità, ed è appunto stata realizzata nonostante le difficoltà che hanno colpito il settore durante la pandemia, quindi in un contesto dove ovviamente bisognava essere un po' folli come siamo stati nell'andare avanti e portare a compimento questo progetto. Il progetto, come dicevo, comprende una gym floor, 4 sale per varie attività e da marzo finalmente avremo anche la piscina, una piscina da 25 metri e una struttura per la sauna. Il tutto quindi completa, come è la nostra ambizione, l'offerta sportiva a 360 gradi. Quanti metri quadrati? E tra il coperto sono oltre 1500 metri, in cui poi aggiungiamo anche la parte esterna, dove tra l'altro oltre al campo sportivo abbiamo anche una tensostruttura per sviluppare le attività outdoor nei momenti dove il clima ci è più favorevole. In sostanza sono 3000 metri quadrati tra interno e esterno, dove uno ha veramente l'opportunità di fare quello che vuole. Fine 2021, inizio 2022 con tanta energia in tante realtà sportive della nostra Liguria, a Sciorba per esempio con gli istruttori di MySport intervistati dal nostro Marco Callai.
Matteo, mi racconti il bello della tua attività di istruttore, lo stare a contatto con i bambini, insegnare loro il nuoto e a divertirsi. La cosa bella di questo lavoro è riuscire a vedere i progressi che i bambini fanno e la gioia che loro hanno nell'imparare una cosa nuova, nello stare in un ambiente bello e stimolante come l'acqua, perché in acqua riescono a fare un sacco di movimenti che in terra, sulla terraferma non riescono a fare, qua sono liberi di esprimersi, ovviamente all'inizio attraverso braccioli, tubi, tappetoni, ma sono liberi di esprimersi al 100% delle loro capacità. Il loro primo contatto com'è in genere? Il primo contatto è molto soggettivo, ci sono dei bambini che si lanciano subito in acqua, sono tranquilli, sono ambientati, non hanno paura di niente. Altri invece sono più timorosi, un po' per l'ambiente, un po' per il fatto che non conoscono noi istruttori, non hanno i genitori vicino e quindi magari hanno bisogno di più tempo per ambientarsi, più tempo per trovare la giusta confidenza. La cosa bella di avere una vaschetta come questa è la possibilità di poterli far ambientare con calma, ognuno con le sue tempistiche. Qual è la soddisfazione di vederli crescere, di vederli imparare a nuotare? La soddisfazione è vedere i tuoi bambini che diventano agonisti, che diventano sincronette, che diventano palanuotisti e amano quello che tu gli hai insegnato, sei riuscito a trasmettergli una passione. Quando riesci a vedere in questo sei soddisfatto al 100%. Per questi bambini è divertimento allo stato puro. Sì, assolutamente, noi cerchiamo di rendere il tutto molto divertente in piscina, quindi attraverso il gioco, ne crediamo tantissimo nel gioco come parte integrante della lezione per far sì che i bambini imparino e nello stesso tempo sviluppino tutte le loro capacità. Quindi attraverso il gioco noi li avviciniamo all'acqua e cerchiamo anche di sviluppare tutte le loro capacità motorie. Si vede anche il gran feeling tra voi istruttori, massima collaborazione. Sì, assolutamente, abbiamo creato questo gruppo e tra di noi cerchiamo anche di confrontarci e di scambiarci idee in modo tale che riusciamo tutti ad avere sempre idee nuove da proporre ai bambini. Dalla piscina alla palestra con il volley in primo piano abbiamo intervistato un dirigente storico della Pallavolo Ligure, Lorenzo Piccardo, che ci parla dei progetti del suo Vallestura. Una bella soddisfazione questa vittoria del campionato di prima divisione femminile che va a sancire un bel 2020-2021. Oggi il premio da parte della FIPAV. Vogliamo ricordare come è arrivato questo successo? Abbiamo vinto tutte le fasi, l'anno scorso è stata una stagione un po' complicata, però ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, siamo riusciti a emergere a livello provinciale, a vincere a livello regionale e poi andare a Milano per le interregionali, ma lì ci siamo fermati, però è stata una bella esperienza. Quante sono le squadre della Pallavolo Vallestura, quanti tesserati, insomma? Qual è la passione che mi muove ogni giorno? La passione che ci muove è tanta e nonostante le grandi difficoltà, essendo una piccola società della provincia, non siamo nell'entroterra, però siamo riusciti a fare dei buoni numeri e delle grandi soddisfazioni. Noi abbiamo avuto negli anni 7 finali nazionali, ora abbiamo trovato una collaborazione con Cogoleto e stiamo lavorando insieme per i campionati 12, 13, 15, 16, prima divisione, per cercare di crescere e dare l'opportunità a tutte le ragazze di fare attività. Obiettivi per il 2021-2022? Ma secondo me già riuscire a fare attività, poi se arriveranno le soddisfazioni che speriamo va tutto bene. Intanto continuano a mietere successi in campo nazionale i fratelli Porro, Paolo, regista del Power Milano in Serie 1 e Luca, schiacciatore della squadra di Pordenone in Serie A3, alla sua prima grande esperienza in campo nazionale. E intanto dalla Liguria la Pallavolo continua a offrire ottime notizie, per esempio con una coppia di giocatrici di beach volley che è stata premiata in occasione dell'ultimo Volley Day.
Quanto è bello riconfermarsi anche passando di categoria, ma facendo vedere quello che è la vostra capacità, il vostro valore nel beach volley, un altro podio nazionale. Raccontiamo un po' com'è andata quest'estate 2021. Allora, intanto è stata una stagione che abbiamo aspettato tantissimo per ben 2 anni e direi che ci possiamo considerare molto soddisfatti. Abbiamo vinto entrambe le tappe nazionali Under 18, abbiamo conquistato anche un podio Under 20 nelle tappe nazionali, per poi arrivare terzi nelle finali Under 18 e comunque ottenendo un buon risultato nelle finali Under 20 siamo arrivate quarte. Ecco, come si è sviluppato il feeling con il passare degli anni, allenamento dopo allenamento, estate dopo estate? Vado io. Abbiamo lavorato un sacco insieme, da tanto che ci conosciamo, da più di 10 anni, e ci siamo conosciute con la pallavolo, poi è nato a spiaggia per caso. Andiamo in classe insieme. Sì. Anno dopo anno è diventato un rapporto sempre più solido e stabile. Come avete conosciuto la pallavolo? Iniziamo da te. In realtà con Mimì Ayuara e guardavo questo cartone e mia madre mi ha portato in palestra. Quale società? Ho iniziato nel Celle Varazze, poi sono passata all'Albisola, ho fatto un anno a Carcere e adesso sono nel Cogovalle. E genitori pallavolisti che mi hanno invogliata a iniziare, ho iniziato nel giardino di mia nonna fino a arrivare al Celle Varazze anch'io e poi ho continuato. Per quel che riguarda la prossima estate, insomma, vi ponete dei nuovi obiettivi nell'ambito del beach volley? Sicuramente fare il meglio possibile, divertirci e comunque partecipare a tutte le tappe possibili. Quale consiglio per chi ancora non l'ha provato? Iniziare il prima possibile, perché quando si entra in questo circolo non si esce più assolutamente. Il circolo del beach volley è bellissimo, tante conoscenze, è un ambiente proprio bello. Tutte le notizie e gli approfondimenti sullo sport della nostra Liguria, come sempre ogni giorno sul nostro quotidiano online liguriasport.com e su tutti i canali social di Stelle nello Sport, per non perdere mai nessuna notizia importante dello sport Liguria. Rimanete con noi, a tra poco. Ancora insieme, seconda parte del 15° appuntamento con il magazine di Stelle nello Sport. Riapriamo con una bellissima storia, quella di Lorenzo Tonetto. Dal lancio del disco al sitting volley, questo straordinario campione paralimpico ancora una volta si è messo in discussione. Dal disco al sitting volley, Lorenzo Tonetto, sei assolutamente poliedrico multisportivo. E ovviamente la tua disciplina di riferimento rimane il lancio del disco, però oggi qui al fianco di Furio Dioguardi hai voluto celebrare quella che è la nascita di una società, l'Entella Sitting Volley, e di un bellissimo triangolare. Esatto. Furio si è molto impegnato in questo progetto, ci ha messo quasi un anno a riuscire a costituire questa squadra e io onestamente quando mi ha chiamato non ho potuto dirgli di no, a dargli una mano, perlomeno in questo momento in cui la stagione di preparazione mi permette di avere qualche svago qua e là. Però ad onore del vero è una gran bella squadra, ci sono dei bei valori umani, c'è una bella coesione e tutto questo penso che poi si veda anche sul terreno di gioco, se così si può dire, non so se è il termine tecnico più appropriato. E siamo arrivati a fare oggi questo triangolare dove comunque secondo me non stiamo facendo una brutta figura, anche se tutto sommato la squadra ha solo 2 mesi di vita, anche se tutto è composto, tranne me, da pallavolisti già in carriera, e direi che comunque ci stiamo divertendo e stiamo facendo una buona figura. E una storia straordinaria è soprattutto quella di Amanda Embriaco, che ha partecipato al forum di Sportability il 1° dicembre dello scorso anno. Una testimonianza di grande impatto. Con Marco Callai andiamo a rivivere quella che è la sua storia, quelli che sono i suoi sogni, quelli che sono i suoi obiettivi.
Amanda, che cosa ha rappresentato per te la canoa prima e dopo l'incidente? Beh, prima dell'incidente ha rappresentato comunque lezione di vita, perché l'ho fatto sin da quando ero bambina, mi ha insegnato la disciplina, la tolleranza, lo sforzo, la fatica, mi ha insegnato a lottare per riuscire a raggiungere degli obiettivi. Dopo l'incidente è stata proprio una rinascita, perché mi ha permesso comunque di vivere la mia disabilità, seppur non tanto grave, comunque con serenità, e mi ha dimostrato che veramente io potevo fare tutto quello che volevo e che sapevo fare prima dell'incidente, quindi per me è stata una salvezza sotto tutti gli aspetti. È stata una stagione, quella 2021, intensissima. Sì, con un po' di amaro in bocca per la mancata qualifica per le Paralimpiadi di Tokyo, ma sono molto contenta perché sono riuscita a prendere la finale mondiali qualificandomi ottava e battendo gente che ha partecipato alle Paralimpiadi. È stata una stagione che mi ha insegnato e mi ha fatto capire ancora quali sono i miei punti deboli e su cosa devo lavorare. Sono un'atleta molto acerba, ma che ha ancora tanta strada davanti. Quanto impegno richiede settimanalmente allenarsi per essere alla pari con le migliori? Ma per il momento poco, nel senso che sto sugli 8-9 allenamenti alla settimana, sto prediligendo del fondo con dei lavori in palestra, anche delle sedute di nuoto quando il maltempo non mi permette di allenarmi in barca. Invece durante le fasi più acute della preparazione andiamo dai 10 ai 12 allenamenti settimanali, tutti comunque da 1 ora e mezza a 2 ore. Qual è il consiglio che dai alle famiglie di ragazzi con disabili che ancora non praticano sport? Il consiglio che mi sento di dare è di fargli fare sport, di farli interagire con persone anche normodotate che fanno sport con loro, perché io ho visto che comunque queste barriere spariscono quando c'è lo sport di mezzo, e quindi veramente può essere la svolta. 2022, Coppa del Mondo, europei, mondiali, si cerca di avvicinare la distanza con le prime al mondo e si guarda Parigi 2024. Inizio 2022, momento anche per tracciare un bilancio dell'ultimo anno di attività e aprire una finestra su quelli che saranno i prossimi eventi. Lo fa Amilda Traverso, presidente del Comitato Ligure della Federazione Italiana Sport Equestri. Forse io sono un'inguaribile ottimista e positiva, però io sono molto soddisfatta perché vedo che piano piano ci muoviamo in tutto. Qualcosa fa più fatica, ma magari perché è l'aspetto della competizione stessa che era più rivolta alla squadra, quindi siamo sempre lì, il Covid permettendo, bisogna sempre mettere al di sopra di tutto questa frase. Però abbiamo avuto un buon rientro del volteggio, un bel campionato regionale, un bel trofeo con la Lombardia. Siamo andati al campionato italiano, abbiamo fatto con pochi ragazzi un internazionale, una delle ragazzine Children è arrivata prima nella sua categoria, una ligure, quindi qualificata per poter proseguire un percorso anche al di fuori dall'Italia, e quindi già bene. Poi abbiamo avuto anche una cosa molto interessante che anche voi avete riportato nelle vostre notizie, dell'endurance, con un gruppo di lavoro nuovo che abbiamo. Siamo riusciti ad avere Costanza Laliscia, che è un'ex campionessa del mondo, dico ex solo perché adesso c'è stato un po' di stop per un po' di tempo, ma è sempre vincente, una ragazza che ne viene dall'Umbria e ha fatto uno stage molto interessante. Dopo questi 2 giorni sono andati in gara e hanno avuto degli ottimi risultati, quindi sono tutte cose che poi le vedi se prosegui, ovviamente se gli istruttori a casa proseguono il lavoro. Il dressage continua il suo corso. Nel completo abbiamo ospitato il campionato italiano pony a Mallare, al centro ippico Le Poiane. Quindi insomma direi che abbiamo anche avuto tanti progetti nel sociale, abbiamo partecipato a Sportability, di vostra diciamo gestione, organizzazione, tra l'altro una giornata devo dire molto bella, e alcuni centri anche lì si sta ampliando. Abbiamo avuto al centro ippico 3M un progetto che si svolge con il dipartimento di diabetologia del Gaslini. Insomma, tante cose, sono molto soddisfatta, tanto da fare, ma è giusto, è bello e va bene così.
Matilde Lanterno e la Coppa del Mondo, una bella sfida per la schermitrice della Genova Scherma, intervistata insieme al suo maestro da Marco Callai. Io ho iniziato scherma quando ero veramente piccolissima, avevo 5 anni, quindi sono già 13 anni che faccio questo sport. E l'ho iniziata semplicemente perché andavo in un asilo che affacciava su una palestra di scherma. E durante gli anni poi, causa scuola e anche amicizie, mi sono spostata da Chiavari fino a Genova e adesso sono in questa palestra da 2-3 anni già. Cosa hai trovato nella Genova Scherma in particolare? Che cosa caratterizza secondo te questa società per i maestri, gli istruttori, per l'ambiente? E inizialmente mi sono iscritta in questa palestra per seguire il maestro Roberto Cirillo e poi ci ho trovato anche tantissime altre persone comunque con le mie stesse passioni. E è una palestra molto numerosa, quindi tantissime persone con cui tirare. Sicuramente un anno complicato sotto il punto di vista del Covid, però comunque nonostante le gare fossero molto ridotte avevamo possibilità in palestra di continuare a tirare e comunque di continuare ad allenarci. Le gare che mi hanno portato a salire tanto di ranking e appunto ad essere autorizzata per questa gara a Udine è stata principalmente in nazionale a Riccione, dove ho fatto un ottavo posto, e anche una gara ad Ancona, se non sbaglio, nazionale assoluti. Perché ricordiamoci che Matilde è da quest'anno che ha cominciato a frequentare il palcoscenico internazionale, è andata in Lussemburgo, ha passato le eliminatorie, poi si è arresa in un assalto con una testa di serie molto bassa che era francamente difficile da gestire. Un po' lì ha giocato l'emozione, anche in girone qualche assalto è stato un po' buttato via. Qui ci andiamo un po' più convinti di noi stessi, cercando di migliorare il risultato che abbiamo fatto in Lussemburgo, e poi ci sono anch'io, quindi magari posso rendermi conto più da vicino di quelle che possono essere le problematiche e caratteriali e tecniche di Matilde. E siamo arrivati anche in questo caso in chiusura del nostro 15° appuntamento, il primo del 2022, con il magazine di Stelle nello Sport. Tutti gli approfondimenti sul progetto nel portale ufficiale stellenellosport.com, così come vi ricordo tutte le iniziative legate al progetto Sportability sul sito sportabilityliguria.it. Continuate a seguirci, noi stiamo già preparando un 2022 straordinario con tanti appuntamenti: la festa dello sport, il concorso nelle scuole con il bello dello sport, il premio fotografico Nicali, il video contest, lo Sportability Day alla Sciorba, il forum a Palazzo Ducale e tante tante altre iniziative per un anno che sarà ancora un anno di battaglia, di resistenza, in cui lo sport però vogliamo che sia sempre e comunque protagonista al fianco di tutti noi. Buona settimana sportiva a tutti.